Ciao! Sembra che io non abbia mai smesso di fare video perché puntualmente nella mia testa scattava, devo fare un video per YouTube. Però temporeggiavo, poi lo faccio, non ho avuto tempo. Bah, ok, oggi sono qui, mi siete mancati un casino, torno con un video giusto per spezzare un po' per rompere un po' il ghiaccio. Un video make-up, avevo voglia di truccarmi, di stare un po' in vostra compagnia. Non è un get ready with me perché non è che ho chiacchierato chissà quanto, però vi prometto che più avanti porterò altri video in cui parleremo un po', vi racconterò quello che è successo perché ho abbandonato un attimo il canale. Niente, ho il microfonino, questa è la cosa nuova che noterete, perché ho notato che ogni volta mentre editavo l'audio era molto molto basso, quindi ci sei mancata perché aspettavo il pacco da AliExpress. Potrebbe anche essere un'ottima risposta, ma no, non è questo. Ho avuto una vita un po' incasinata, poi vi racconterò più avanti. Sicuramente adesso registrerò altri video conciata allo stesso modo. E niente, io vi lascio il video tutorial, mi siete mancati tantissimo, spero di ritrovarvi nel canale, di vedervi attivi e che insomma non stia perdendo qui il mio tempo, alla fine avrò solo due visualizzazioni che saranno le mie per vedere se il video è andato a buon fine. Spero questo non accadrà. Niente, vi lascio al video tutorial. Ah, e cosa ho fatto? Giusto, ho fatto un video make-up che utilizzo ormai da tutti i giorni, perché lo trovo comodo, pratico e soprattutto veloce per chi come me ha fretta di andare al lavoro, scuola, impegni. Vedete, è molto molto semplice, molto easy, molto anche elegante, carino. Ci sta un trucco così. Niente, io spero che il video vi possa piacere, fatemelo sapere giù nei commenti e lasciatemi un pollice in su per sostenere il mio canale. Vi lascio al tutorial, ciao! Io spero sentirete qualcosa da questo video, anche perché non ho più la fotocamera o il telefonino. Non so nemmeno dove guardare, se guardo nella parte giusta. Comunque, non mi sono portato neanche lo specchio, immaginate la mia organizzazione, dato che era un secolo che non facevo video. Ho i gatti in mezzo alla casa, in mezzo alla strada. Comunque, come prima cosa utilizziamo una maschera, una crema e un siero per la nostra base. Io sto utilizzando questa che mi ha regalato Maria, è di Venezia Protective Day. Ha un odore fantastico, l'ho ormai quasi terminata e ogni volta applico prima il siero, anche questo ormai è quasi terminato, e poi applico la crema. Quindi se sono un pochettino lenta non fateci caso, non ho né lo specchio con me qui, ho soltanto il telefono dato che mi posso vedere. E niente, quindi iniziamo a passare questo siero. Va bene. Iniziamo, poi applichiamo qualche piccola parte da tutte le parti. Perché mi sa che sto coso è prossimo a finire. Il tutto rigorosamente con le mani. Adesso andremo di maschera, di crema ovviamente, devo creare la base. La cosa bella di dover registrare di nuovo col cellulare è questa, nel senso che io mi accorgo che posso stoppare e poi riprendere il video senza poi perdere tempo ad editare. Per carità, mi piace tantissimo editare, però se posso evitare di fare tagli ulteriori ovviamente nel video, ben venga con l'editing, così mi sbrigo prima, lo posso pubblicare prima. Iniziamo con la crema, come potete vedere è quasi terminata, però è fantastica, odora tantissimo di vaniglia. Io odio la vaniglia, però questa intanto mi piace, quindi andiamo a stenderla e io la stendo, lo so, non potrei fare gestacci, ma è il dito più comodo che ho per prendere le creme. Fissata la crema, ovviamente la lasciamo asciugare. Vado di fondotinta e poi vado di correttore, quindi applichiamo il fondotinta. Io utilizzo questo che ho preso da Acqua e Sapone, Rimmel London, nella colorazione dovrebbe essere 01 da qualche parte, o è 103, boh, non lo so, comunque ognuno sceglie la propria. Vai Stefania, sei ritardata con le tue battute senza senso. Comunque non lo stendo, lo sapete, al solito col pennello, io preferisco fissare il tutto con le mani, cacca style. Cacca style, poi è fantastica. Ok, andiamo a stendere il tutto.
Di correttore e di correttore, buongiorno, di fondotinta. Andiamo un po', gente. Io applico il fondotinta anche qua sotto, nelle borse degli occhi e anche sulla palpebra, perché così ho proprio tutto lo sguardo omogeneo, senza fare ritocchi e più avanti, in modo che proprio non sembra che ci sia, oddio, guarda che strisce. Non sembra che ci siano proprio macchie o chiazze messe così a casaccio, quindi vado a stendere il tutto da tutte le parti, così siamo tutte precise e compatte. Ovviamente fatto questo, adesso vado di correttore. Non so se anche voi fate questo passaggio, poi ognuno man mano che si trucca prende un po' di confidenza, sa cosa deve fare, cosa non deve fare. Insomma, il trucco è una cosa creativa, quindi poi ognuno lo fa come vuole. Quando non si è makeup artist professional, ok, c'è YouTube, tutorial qua e là, però io faccio così, è un mio passaggio, mi trovo più comoda in questo modo. Lo tengo a precisarlo perché ogni volta non vorrei commenti, sì che poi la gente pensa quello che vuole, quindi sti cazzi. Però io faccio così, non so se lo fanno tutti e lo faccio pure io a sto punto. Ok, adesso vado di correttore. Correttore morto ormai. E il correttore lo riapplico sia qui. Ma ragazzi, ma oggi è la giornata della sfiga per me. Fatemi capire. Ah, è proprio finito e si è piegato. A posto, allora non lo rimetto dritto. Ma ok, lo schiaccio, che posso fare? In teoria, quando capitano queste cose, dovrei metterlo nel freezer per qualche oretta. Vabbè. Stendiamo anche il correttore. E poi vado a fissare il tutto con la cipria in modo che non scappa niente. Eccola qui, la nostra amata cipria di Deborah Milano, nella colorazione numero 42 dovrebbe essere. Almeno questa credo sia giusto, sì, 42 da tutte le parti, c'è scritto. E la vado ad applicare proprio innanzitutto qua, che mi fissa il correttore e sono le parti quelle più odiose perché ogni volta tende sia il fondotinta che il correttore a fare delle piegoline. In questo caso evitiamo che le faccia. E adesso, già che ci sono, vado a fissarmi pure il blush. Lo sapete, applico tutte queste con le mani, tanto proprio pochissimo ne metto perché non voglio lo stile Heidi. Vedete, nemmeno si vede. Sorridiamo. Adesso iniziamo subito, cominciamo anzi a creare il nostro make-up. Allora, lo faccio tutti i giorni perché è quello più veloce, il più versatile, il più comodo per me, il più pratico. Veramente si realizza in pochissimo tempo, adesso perché ho fatto la base, ma la mattina solitamente ci sto 3-5 minuti perché non faccio né maschera, non metto né crema, né fondotinta, né correttore, cioè solo il correttore e poi vado di trucco così normale. Allora, lo so, è super consumata, la devo buttare, ma ci sono solo questi due colori qua, questo marroncino scuro e questo arancino chiaro, che adoro alla follia, mi trovo benissimo e in nessun'altra palette per ora ce li ho. Quindi ho detto ok, finisco questi, poi la butto così come si trova, e quindi è anche un modo per consumare prodotti questo video. Anche perché non avevo niente da fare, perché oggi mi trucco, chi se ne frega. Ma che mi cosa? Ah, ok, pensavo fosse caduto il microfono. L'ho comprato su AliExpress a dicembre, scontato 1,75 euro anziché 4 e qualcosa. Boh, comunque vado a stendere prima questo qua più scuro, questo dorato, sbatto il pennello, il prodotto in eccesso e vado. Guardate quanto è bello questo colore, ha un finish troppo bellissimo, oserei dire di nuovo. Cacchetto! Mi siete mancati però. Queste sparate dei miei video mi mancavano un bel po', quindi vado a fare la stessa cosa che nell'altro occhio. Guarda, vedi il naso. Poi non capisco perché faccio tutte queste facce strane. Ok. Poi vado con un altro pennello a prendermi l'altro marrone, quello più chiaro. Ragazzi, lo faccio tutti i giorni questo trucco ed è proprio veramente super elegante, super comodo per qualunque occasione. Cioè, io mi ci trovo benissimo. Infatti credo che fino a quando avrò questi colori li sfrutto. E mi riporto lo stesso prodotto, questo più chiaro, sopra.
proprio per accendere e illuminare un po' lo sguardo. Ok, fatto questo andremo di matita, poi eyeliner, poi mascara. Tutti i pruriti oggi, ok, a posto. Quindi matita. È che non avendo lo specchio sotto mi devo avvicinare tantissimo al telefono. Poi io non ci vedo, mannaggia. Adesso vado di eyeliner, guardate quanto è bello questo. L'ho preso alla fiera perché a me non me ne frega niente di avere i prodotti di marca alla fine, mi serve un eyeliner da battaglia. Guardate che bel pack, tutto arcobaleno, bellissimo, lo adoro. E fissiamo pure lui. Ovviamente a penna, sapete che io sono impedita con i pennellini, ma con la penna mi trovo meglio. Quindi iniziamo, facciamo una piccola linea, non lo voglio troppo esagerato, scusate il nasone. Fissiamo il mascara, utilizzo quello che mi ha regalato Maria della Maybelline New York. Si chiama Sky High, ma un mascara decente, nel senso che allunga anche abbastanza bene le ciglia. Quindi, considerando che io sono fissata solo per quelli di Essence, perché Essence in monomascara vince. Però questo è alla pari. Certo, costa molto di più, però è altrettanto ottimo. Infatti credo che appena terminerà questo andrò a comprarlo anche io, perché mi sono trovata veramente bene, quindi faccio sia sopra che sotto. Poi, giusto per concludere il video, applico anche un po' di rossetto. Utilizzo questo della Bella Oggi, il colore numero 04, si chiama Desiderio. 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 Non so se rende. Metti a fuoco. Non metterà mai a fuoco. Forse più mi avvicino. Boh, vabbè, desiderio, credete. È leggerissimo, molto leggero, vedete, molto simile al mio colore delle labbra, naturale, mi piace tantissimo per questo, perché dà un effetto naturale. E niente, questo è il trucco. Vedete, poi tutto il resto si svolge in pochissimo tempo, quindi ho tolto anche il cerchietto, ho coperto il microfono. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Devo farlo, perdonatemi. Lasciatemi un bellissimo like, un bellissimo commentino, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, sono troppo professional anche col microfonino a posto. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto, già manca il tempo per i dei gatti, a posto. Spero. No, starò facendo rumore, scusate. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi sono mancata, voi mi siete mancati tantissimo. Vi ringrazio per l'attenzione, per la compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Un mega bacione che vi sta arrivando e noi ci si becca al prossimo video. Ciao!